Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie dedicata alla serie di PC Building Simulator. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati e in più naturalmente vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it dove potete acquistare vero cibo biologico italiano al 100%. E iniziamo questa nostra nuova avventura. Andiamo avanti. Ui, carissimo Morino, buonasera e bentornato nel canale KK. Guaglioni, è arrivato il nostro Morenoschi, che naturalmente vi invito a seguire sia sul suo canale Twitch ma anche sul suo canale YouTube, mi raccomando. E oggi Morino nel suo canale YouTube ha portato un episodio sulla mappa veneta di Euro Truck Simulator 2, Truck, scusate, Farming Simulator 22. Ogni tanto qua ci si imbasta un pochettino, quindi è tuzzo e tuzzo. Caspiterina, spero che sia una pioggia, diciamo così, light, perché quando è molto pesante la situazione non è proprio il massimo, quindi diciamo che è una cosa un po' particolare. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti andando nel frattempo con la carriera, perché l'ultima volta abbiamo fatto un po' di cosucce e abbiamo anche fatta la situazione. Da me per il momento stamattina ha piovigginato un pochettino, solo che fortunatamente è stato un bluff, però porto comunque allerta meteo. Mamma mia, speriamo che passino in fretta questi 10 giorni qua. Allora, di 10 8 giga 2666, ok, quindi di 10 266, quindi di 10, vabbè, tanto di 10 10 8 266 266, ecco qua. Poi Replace PSU, quindi anche l'alimentatore. Ah, Silverstone. Quindi Etty, telefono a casa. Mi sentite? Brecco a canale, brecco a canale. Ora forse un po' meglio, vediamo un po'. Mi sentite? Sì, ok. Facciamo ancora un'altra bella sbattutella di mani al nostro Morino. Naturalmente, e la facciamo anche a tutti i moderatori e la moderatrice del canale. Thank you so much everyone. Oh, allora, Silverstone ET5550, ET5550, 55-0, così come ci ha consigliato un altro amico del canale. T550B, ecco qua, così ci troviamo già il materiale che ci serve. Poi plastic blu, ok, vediamo se ci abbiamo i cavi plastic blu. Allora, ce l'abbiamo tutti quanti, ottimo ed abbondante. Ok, quindi mo
Vediamo l'altro. Nel frattempo poi ci arriveranno anche altre cose. Quindi, ah, l'hard disk, giustamente. Questi, ma quante ce n'ha? Due? No, ce n'è uno solo. Ok, quindi mortoni da 320 giga. Alimum, mortoni. No, mi dissocio. 320 giga. Eccolo qua. E fasciamo l'ordine per il giorno successivo. Ok, vai. Andiamo in ufficio. Ho trovato, forse, dico forse, ho trovato una piccola combinazione per quanto riguarda la stabilità del segnale, un po' di impostazioni. Ho dovuto smanettarci un pochettino e forse, credo di aver raggiunto un buon rapporto. Qualità, ma anche velocità di connessione, che mi pare che per il momento, insomma, non stia accadendo nulla di cosa. Vediamo un po'. Vabbè, qualche fotogramma si perde ovviamente, ma ci sta. Latenza 2 secondi, quasi 3 secondi, ci sta. Bassa latenza, ok. Direi che tutto sommato si può fare, ma meglio di così non si può fare. Approfitto anche per salutare il presidentissimo, la zappa storta, Cayman Lore, oltre al nostro Morino, naturalmente saluto anche Cayman insieme a Enrico, Leari, Enrico, Gaspari, insomma tutti gli amici che mi passano a salutare. E tuts. Naturalmente mi raccomando, andate ad iscrivervi nel canale di Morino, sia su Twitch ma anche su YouTube. Seguitelo anche su TikTok, TikTok. Ora vi metto anche il link del suo canale YouTube, che ragazzuoli, mi raccomando, andate a seguirlo, spolliciate, mi raccomando, attivate le notifiche e naturalmente se voi lo andate, iscrivetevi al suo canale. Grazie al mio messaggio, naturalmente vi invito a salutarlo da parte mia. Vi lasciamo un altro applauso, naturalmente. Thank you so much. Allora, ricordatevi ovviamente quando fate la pulizia, ricordatevi di essere attenti. Allora, questo è quello dell'hard disk. Sì, ok, quindi vediamo un po'. Vediamo un attimo cosa ci chiede quello dell'hard disk, se ci chiede cose particolari. Pippurra per Moreno e per tutti gli amici e le amiche che mi passano a salvare. Allora, please, motherboard, yeah. Poi diagnose and fix. Questa sono replace motherboard air cooler, yeah, oh yeah. Questo per il momento non se ne parla, zio Tom. Allora, questo dice che, oh, bevi. Alessia Gargarossio. Allora, quindi questo non chiede niente, ok. Extra, ovviamente. Questo invece chiede la situazione dei cavi in plastica blu. Ok, quindi andiamo lisci lisci. Quindi qua ci prepariamo già white. Ricordatevi sempre di ripristinare tutto quello che avete trovato, come lo avete trovato,
E mi riferisco ovviamente al cablaggio, quindi ovviamente questo consiglio va anche per gli streamers, i big streamers, che ho notato che qualcuno ha iniziato anche a seguire un po' i miei consigli, quindi mi fa piacere. Allora, reboot, boot e reboot. Mettiamo il pennino, questo lo vendiamo, il pennino mi dissocio. Come dice il nostro Morino. Grazie. Grazie per il caffè. Zappa sto orta, la zappa sto orta, la zappa sto orta. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Grazie Moreno, grazie, mi hai anticipato. Buonasera ragazzuoli, grazie ancora per i caffettaus. Ovviamente, amici di Twitch, vi invito a passare nel canale del Presidentissimo, a lasciare un bel like, mi raccomando, e se vi iscrivete, attivate le notifiche, e ovviamente se vi iscrivete ascoltando il mio consiglio, naturalmente, come dico sempre, portate sempre i saludossi del canale House. Presidentissimo, thank you so much. Ma io ci è venuto a trovare il presidente della Zappalandia. E scusatemi se è poco, eh. Bella ieri sera, portate una bella mappa, ragazzi. Lui è maestro di farming, ma è veramente un top streamer. Veramente top streamer insieme a Moreno, ovviamente. E tutti gli altri amici, e quindi vai giù, andate a seguire. E vai. Gigabyte, Gigabyte, ja, ich gehe nach Hause zu fahren. Ja, ein, zwei Polizei. Ovviamente siamo riusciti a fare. Allora, ragazzi, dovete sapere che Moreno ogni tanto si mette in pausa voce. L'anno scorso è successo già, però questa volta lui sta facendo dei bei video su YouTube. Vattio. Ovviamente, prima di venire in live, do sempre un'occhiata a YouTube, perché a parte che, diciamo così, mi vado a controllare un po' di cosucce, e poi ovviamente perché vado a vedere anche le novità della situazione. Ma lui è il maestro. Zapishon è maestro, eh. E scusatemi se poco. Ma 100.000 lire, no, com'era? Ma 100 600.000 lire, mi sono scordato. Allora, vediamo un attimo. Plastic blu. Ok, già mi stavo un attimino la situazione. Allora, questo è in transito, questo no, vediamo un po'. Vai! L'ultima volta. Scusate, l'ultima volta ho avuto solo 3 stelline e mezzo sul lavoro che ho fatto e sono stato peggio, giusto per un pelino di polvere. E quando mai? Tu sei una persona umile, è per questo che.
Io ti apprezzo. Blu, 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 plastic blu. Ok. Plastic blu, quindi ci prepariamo i cavetti. Mi piacerebbe a più presto trovare PC Building 2 a buon prezzo. Solo che al momento è un po' altino, quindi non se, non se, io non lo so. Però aspettiamo un altro pochettino, che okay. Questo qua, PC Building Simulator, l'ho già finito e ricominciato un'altra volta. Memory, allora, memory. Ma scusate, ma è questo? Vediamo se me lo dà. Ok. Poi replace, plie, plie, you, plie, plie, you, yes, yeah, oh yeah. Ah sì, qua si può copiare, anche se c'è poco da copiare, ragazzi. Qua è tutto improvvisazione. Ci facciamo tanta improvvisazione, ja. Ich gehe nach oben zu fahren, ja. Morina, cosa stai facendo tu? Ich gehe nach oben zu fahren. Mi raccomando, quante staccate cavetten, cambiate tutti, tutti, tutti i cavetten. Non lasciate vecchi cavetten perché altrimenti vi danno voto bassinen. E non andare bene. Nein, nein, nein. Nein, sarà cippen. Ja, ich gehe nach oben zu fahren. Che poi ho detto. Che significava? Schiena come zu fahren? Mi pare io sono. Vado a Roma, una cosa del genere, in tedesco. In tedesco di Germania, ja. Sacha Chippen. Grande amica Sacha Chippen. I sergenten di Ferren. Vai, Sacha Chippen. Amiken, ja. Morena! C'è presidentissima Zappa Storten che ci è venuta a salutare, ja. E lui è un grande streamer che streggia, come dice il nostro mitico amico Majoving 82. Wunderbar, wunderbar. Ma vi sta fatto un cable management proprio preciso. Minimale e chi più ne ha più ne mette, voglio. Fossero tutti così semplici i compiti da fare cable management. In passato mi è capitato con i vecchi case, parliamo di case di una ventina di anni fa, quelli là chiusi, ermeticamente chiusi, che avevano le paratie chiuse, avevano a stento una ventola che aspirava, non so come, dalla parte frontale bassa, e poi vabbè, c'era la ventola posteriore del mio vecchio PC che quando girava, mamma mia, sembrava praticamente che stesse partendo un turbojet. Era, mi pare, 6.000 giri, facevo un burdello esagerato. Poi ho scoperto che bastava aggiungere un po' di olio dietro la bronzina, cioè dove c'è l'etichetta, bastava aggiungere un po' di olio là, richiudere e si attenuava un pochettino la situazione. Ma prima di conoscere sto trucchetto, cioè all'aeroplaninos. E tuts. Allora, controlliamo se c'è qualche virus, perché se non ricordo male, uno di questi due lavori chiedeva di controllare un po' le cose. Ok, Morino, vai tranquilla, non ti preoccupare. Io ovviamente vi consiglio di farlo sistematicamente, perché non sempre ve lo chiede, non sempre è specificato nell'ordine di lavoro,
Ecco, per esempio, vediamo un attimo se questo lo chiedeva. Però vi dà qualche punteggio in più. E quindi di conseguenza come si dice, la recensione aumenta e quindi di conseguenza si sale molto più rapidamente per quanto riguarda la categoria, il livello. Allora, repair something. Poi, power switch, the hole. Ecco, per esempio, questo non ci chiedeva di fare la scansione, ci diceva semplicemente di cambiare l'alimentatore, la RAM, ma non ci ha parlato di controllare. No, 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 invece sì, I think I clicked on something bad. Ok, sì, come non detto allora. My bad. My bad. Quindi sì, ce lo chiedeva. Comunque prestate attenzione. Io però, come vi stavo anticipando, vi consiglio di farlo sistematicamente, così siete sicuri di recuperare qualche recensione buona e poi ovviamente più in fretta salire di livello, ovviamente maggiormente sarà l'opportunità di poter. Grazie, grazie. Maggiore sarà la vostra opportunità di riuscire a sbloccare anche hardware di un certo livello. Facciamo una bella scivolata qua. Abbiamo anche lo scivolo. Il primo lo dedichiamo a Monsieur le Président, Oise Pastort. Opla, vai. Il secondo lo dedichiamo a Moreno. Vale. Vai, vai, sali, sali, salisci, salisci. E il terzo lo dedico a quelli che si iscrivono al canale quando sono offline, ma anche a quelli che si disiscrivono. Vai. Perché così, solo così si può crescere. Andiamo avanti. Fin della giornata. Fin della giornata. Ah no, vicino alla porta. Ya. Yeah. On and day. Allora, qua che abbiamo da fix. Allora, questo cos'è? Oh, non se la via questo. Oh, cacchio. E questo mi rischia di ci fa questa no, non so capace. Ci ne si fa capable. Reject. Reject. Allora, qual era? The Anknox and Fix, tanto noi ce ne accorgiamo subito. Allora, dove sta? Perfetto. The Fix PS1, kudos for the blue plastic, ecco, come vedete. Ci ha fatti i complimenti perché l'abbiamo accontentato in tutto, ciuccio, ciuccio. Everything. Allora, chi se ne va proprio, zio, come si chiama questo? Zio Tim, no, Tim. Mi dissocio. Allora, replace motherboard, replace air cooler. Che non è quella parola che avete pensato voi. Allora, motherboard. Mortoni H170, quindi questa sì. E poi freeze 33 sport bianco, quindi H170. H170. Search. Ecco qua. M-Tech mi pare giusto. Vediamo. M-Tech Plus, ecco, già stiamo mettendo in errore. H170. H170 M-Tech Plus, ecco qua. Poi 33, questo qua. Sport 33 White a una ventola. Che è questo qua.
Ok, poi l'altro. Replace motherboard. Questo, ok, questo è quello che stiamo perdendo adesso, va bene. Quest'altro, c'hanno lo stesso. MTech Plus, un momento, mi sto confondendo allora. M Plus. Ah, due, ok. Ok, quindi qua dobbiamo fare così, poi qua che chiede, allora vediamo un po'. My work was stored computer, countless hour, tortoise, banality, blah 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 blah, fear not, I do not blame you, my editor for proposing, but we regret. I fear my sanity. Boh. Turn on. Ok, quindi si deve accendere il. Ok. Allora, questo. Abbiamo sbloccato anche altre cose. Vabbè, allora facciamo così. Accetta. Allora, questo non è urgente. Questo nemmeno è urgente. Ok, allora facciamo così. Next day, vai. Anche perché ci verrebbe a costare un patrimonio. Siccome non abbiamo vincoli di lavori, ovviamente noi possiamo tranquillamente fare così. Allora, qua abbiamo detto che si deve sostituire motherboard, air cooler, ok. Però molte volte potrebbe esserci anche la RAM che non va. Aspetta, ora fammi vedere questo che richiede. Prima che... Oh, Farming Simulator 17, questa la dedichiamo al nostro... Monsieur le Président, l'altro lo dedichiamo a Mr. Morino. Go to PC. Allora, air cooler, che non è una parola, ma una parolaccia. Allora, ok, non chiede nessun tipo di cablaggio particolare. Ok, quindi dobbiamo ripristinare i cavici su Orange, arancioni. Orangina, orange. Non ci stanno, non ci sono, waiu, non ci abbiamo i cavetti orangi. Saudashi, province di Firenze. Orange. Ah, spiderina, nessuno di questi c'ho. Questi ma ci facciamo arrivare adesso. So che... La so che voi mi direte, vabbè, ma ci potete pensare. Esce, avete ragione, voglio però. Per non commettere errori. Allora, mi sembrano questi qua. Sì, questi qua semicordati. Orangina. Vai. Andiamo a mangiare le cipolle. Io farò una bella mangiata. Come che si dice? Le croquette. O i crocchi. Allora, qua ricordiamoci. Fammi vedere una cosa. Come che si fa? Mi sono già scordato. Vabbè, andiamo qua. Allora, memory, vediamo un po'. Beh, già mi sono dimenticato. Aspetta, ma qual è la memoria?
Broken. Ok, Santa sostituisce da madre. Ah, qui non ho ancora rimosso la RAM. Ok, vediamo se mi dà. Se mi dice la RAM, senti un altro, stiamo a posto. Ok, perfetto, non possiamo sbagliare. Ok. Quindi stessa cosa per il processore, giusto? Sì, questo lo andiamo. Ok, allora va bene. Perché se non mandiamo i pezzi, poi diventa problematico. And so you have always to check what are the things that you have to do. And read attentively. Si scende da me parola. La parablas. Ah no, questo aspetta, questo non serve. Giusti, devo sostituire la scheda madre. Allora, MTech Plus, va bene, sono tutto quanto uguale, quindi. La uno vale l'altra. Scusatemi se guardo poco a voi, ma dovete sapere che questo giochino mi prende malamente assai assai. Ecco, questo è un applauso per voi, por vobis. Vobis, vobus, vobastibus. Ricordatevi poi di ricollegare il cavo del case alla scheda madre, altrimenti non vi parte. Qui Morino, grazie ancora per essere passato. Scusate se si è sentito questa situazione. Ti auguro una buona continuazione di serata. Grazie ancora, ovviamente, per la company. Thank you so much, my friend. Have a nice afternoon. Adios, adios. Oh yes. Andiamo avanti, ne? Salutiamo il nostro Morino. Memory, yeah. Ricordatevi di mettere il ketchup, volevo dire, la pasta termica, termoconduttiva, sul processore perché altrimenti non vi dico niente. Vi assicuro che non è una bella. Non è proprio il massimo, così come nella realtà, eh. Naturalmente, amici di YouTube, fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo. Lasciando un bel like video, naturalmente, condividendo. Si fa piacere. Oh, MSI si è sceso. Ma qua però non mi ricordo cosa. Mi sono scordato il colore dei cavi. Arancione? Vale arancione. Sì, arancione, arancione. Ma mi sono ricordato. E infatti sta qua. Orange. Orange. Allora, questo è un alimentatore semimodulare. Poi c'è quello modulare che mi permette di mettere i cavi, diciamo così, in maniera separata.
diversificata. È quello che costicchia un po' di più. Chiavetta ci sta, mi sembra di aver collegato tutto, chiudiamo e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, la pasta termoconduttiva l'abbiamo applicata sulla CPU, altrimenti veramente il processore fa la fine delle crocchette. Si accende, vai. Aspetta un momento, perché non si accende? E beh, giustamente, se non colleghi chiave. Scemi se... No, questo dopo. Nel dubbio tocchiamo la massa. Tocco la massa. Una alla volta, per carità, adesso si dovrebbe accendere. Stessa cosa di prima. Facciamo una scansione e vediamo se troviamo qualcosa. Da Don't forget to check every time if there are any virus inside the PCs. PC. Qui. Vediamo un attimo questo se ce lo chiedeva. Ok, allora, something is broken, was playing with the jumper. Ok, ecco, questo non ce lo chiedeva. This one did not ask us to remove virus, and so we have done an extra job. Extra money and extra experience points. Oh yes. Stut. Spegnisci. Allora, questo è stato abbastanza semplice da riparare. Allora, questo lo prendiamo alla fine. Replace motherboard. Ok, andiamo avanti con questi due. Nel frattempo incassiamo subito subito. Oh, vedete? Fate sempre la scansione con l'antivirus. Don't forget to scan every time by the antivirus virus. Allora, replace motherboard. Ok, go to PC. Ok. Broken part, quindi potrebbe esserci anche qualche altra cosa rotta. Mi auguro non il case. Allora, qua dobbiamo tirare i cavi sono neri, ok. Black. Ok. Allora, questi qua. Rimuovi. Remove cables. Let's get it started. Let's get it started. Ecco qua. AM4. Lo vedo, ah, ok. Stavo dicendo lo vedo un po' grigiastro. Aspetta, fammi vedere una cosa. No, vediamo se. Ah, meno male. Rimuovere le ventole non è proprio il massimo,
Mo' diamo una bella pulitina con l'aria compressa. And compression, push it down on me, push it down on you, no man as one. Air pressure, fine fine, stai. Ui, che ha fatto? Ah, si è andato. Bonnacci. Bombava. Bombava. Piperon, piperon. A proposito, ma voi la fate un po' di manutenzione nei vostri case ogni tanto? Oppure dite, vabbè, in casa mia non c'è polvere, ma voi vi ritrovate il case pieno dei cosiddetti nipple, ovvero i baduffoli di polvere. Che normalmente si trovano, è sicuro, pure se avete la casa più pulita del mondo, ovviamente le cariche elettrostatiche proprio, come si dice da queste parti, se lo zucano, cioè praticamente attirano la polvere. CPU, allora questo però non ho capito. Usata, beh, quello lo utilizzeremo. Perché? Ah, ho sbagliato, vedete? Perché ho preso. Aspetta un momento. Sì, ho sbagliato. Perché questo socket è Intel, invece deve essere AMD. My fault. I bought the wrong motherboard. With the wrong allora andiamo qua sta LM4, eccolo qua, questo mi ce l'ho, aspetta, questo mi dice che già ce l'ho, un momento. Oh, mamma, forse sono io che ho sbagliato. Vediamo un po'. Motherboards. Eh sì, che ho sbagliato. A320M. Beh, sì, il socket non è corretto. I bought the wrong socket. Speriamo che non ci serve altra roba là, perché altrimenti spesso la situazione. Allora, eccolo qua. Nel pensare a quali cavi mettere, mi sono dimenticato tutto il resto. Too much, I was too much concentrated. On the wires colors, and I was not doing attention and at the kind of chipset, and I bought the wrong motherboard. Ecco qua. Here we are. I bought the one with the suck the Intel socket and not the AMD 1, 2, 3, 4. CPU cooling, ok. Poi la RAM, questi però li mettono dove capita solitamente, però. Se questi qua dovrebbe essere lo slot più vicino alla CPU. Allora, questo l'abbiamo fatto, mo ci manca la scheda grafica, eccola qua, questa è una 1000 GTX 1050 Ti, azzu, questa è fatta bene, però nel dubbio prima di montarlo ci do una risoffiatina, anche se quando lo smontate poi
viene ripulita automaticamente, quindi quindi non ci sono problemi. Allora, cablaggio, questo dove si mette? Mettiamo dietro, mi dispiace. Cable, yes. Ok, queste sono tutti modulari, questi. No, questi sono semi-modulari. Half modular. Giustamente se non attacca. Allora, mancano i cavi dell'hard disk. Missing cable. No, ma io. Speriamo bene. Allora, questo. Oh. Devo smontare. Beh, giustamente. Come si dice da queste parti, chi fraraca e sfraraca non perde mai tempo. Perché non va? Mi ha mandato al manicomio, ecco qua. Questo gira, questa gira, ok. Caparocero. Ovvio. C'è un bello sfondo. Fra le altre cose. Grazie a te per la compagnia, carissimo. Grazie ancora per il sostegno. Poi ci becchiamo chez toi. Lo io fra poco pure io. Termino. Questo live, naturalmente, vai giù. Passate dal presidentissimo la zappa storta. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate le notifiche. Mi raccomando. E se vi iscrivete al suo canale, mi raccomando, portategli i miei salutation. Thank you so much, i guaglioni. Datela a seguire, chi non segue la zappa storta. La vacanza di una storta. Ciao carissimo, grazie ancora per la compagnia. Ti auguro una buona continuazione di serata. Thank you so much, my friend. Vai. Let's check if all is alright or not. Thank you. My friend. Check. 1, 2, 3. Allora, vediamo un po' dove sta. Collect. Meno male. C'è andata di lusso, direi. Oh, c'è anche la RAM 16 GB 2666 MHz Corsair. Queste ovviamente sono parti piuttosto datate. Infatti c'è le date 31-1-2018. Allora, go to PC. Vediamo un po' questo che problema c'ha. Allora, intanto questo deve essere pulito. We have to clean
the case, so we have to unmount everything and blow the dust. Another one back to dust. Boom, boom, boom. Another one back to dust. Another one back to dust. He wanna get to the thing, one of them back to dust. Poi vediamo un po', colleghiamo i cavi, iniziamo a vedere cose che non va, cose che va, se le ventole girano, insomma tutte queste cose qua. Facciamo un primo, ecco qua, ci abbiamo subito subito il dissipatore qua che non gira. Allora, quindi abbiamo Good PC, non è questo. Vediamo un po'. Quindi ipoteticamente dovrebbe essere questo. Quanto spende? 55. Ok, quindi qua dobbiamo ordinare il dissipatore. Gli mettiamo l'Alpine, questo qua. Vediamo un po', sì. Add to cart. Poi quest'altro, vediamo un po'. Vediamo un po' se facciamo qua e vediamo quest'altro di cosa ha bisogno. Let's check this one, what he needs. Allora, colleghi i cavetti, cable managing, questo qua, due sono le cose, aspetta, o è la scheda madre o è l'alimentatore. Let's check if the problem is the motherboard or the power supply. Blue. Don't forget to use the same color of the keyboards. Allora, questo dobbiamo rimuoverlo, mi sa, ovviamente. Ah, ecco qua, se vedi. Allora, sostituiamo l'alimentatore. Facciamo solo un test. Now I will use an older power supply to check. Power supply should be okay. But I want to check this one. And so let's install and check. Oh, come si fa? Install, ecco qua. No. Okay, we cannot do this, so I think that the problem is the motherboard. Pretty sure that the problem is there. I should have another one. Motherboard. Like that. This one. But we have to check if
The hard drive is okay or not? Scan is starting in the moon. Facciamo così, così facciamo prima. Non l'ho messo in uno slot, il bagno infatti. Ecco qua. Quindi power supply is good, is working, so we have to mount back inside the case, nella case. And I'm not sure that we will patch the problem, the resolution about this problem. I don't know, I'm not pretty sure, I'm not sure, but we have to do our best. CP cooling, okay. Vediamo ripristinare il cavallage. We have always to be very this is very important, the concentration while doing our jobs, or we will not gain experience points. Let's take a look and let's see if it works. It's working again. And if we have find the solution for this problem. And here we are, we find the solution. Now we have to check before leaving this case, we have to check if there are any virus inside the disk, and we will replace move this case in the exit area. Mi raccomando, il mio consiglio è quello di controllare sempre se ci sono dei virus nel disco. Ok, this one is clear, ovviamente. Ricordatevi di fare sempre una scansione, perché molte volte non ve lo dice. Ma poi, quando vi vanno a fare la recensione, ovviamente non vi daranno il massimo perché non avete in realtà risolto il problema. Quindi andiamo qua. Quindi qua che cos'è? Mi pare questa, se non ricordo male. Non funzionava.
It didn't work. He was not working the CPU cooling. Perché fa così? No, dai. Ma aspetta un momento. One moment, please. One moment. Collect. Ok, questo è a posto. Ma non dirmi che. Ma I was sure that I bought the air cooler. Or not, let me check. Oh cacchio. Cell of broken, no. No, 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 no. Ma allora me lo facciamo, ci facciamo fare un arrivo espresso, che poi. Altrimenti. Essere convinto. Ah, ecco. Non l'avevo ancora acquistato. Ciao miseria, ma. L'avevo rimasto in the space. Ah, the attention. Attention, please. Ecco qua. 54 mm. Ok. Gli mettiamo l'Arctic Cooler Cooling qua. Allora, intanto iniziamo a chiudere perché il grosso l'abbiamo fatto, quindi the hardest part has been done on this job. Allora, poi i cavi giustamente e ci stiamo accingendo alla conclusione di questo video. Naturalmente, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like al video. Vi ricordo che nella descrizione, oltre a trovare il link dei miei canali social, troverete un link che vi permetterà di acquistare il vero cibo biologico italiano dai piani bio. E intanto qua si è fuso la CPU. Si è fonduta la CPU. CPU is not working. Ai ai ai. Allora, qual è? CPU. Aspetta, come si fa? Allora, CPU. G3900. Ce l'ho uno usato, ma non si può usare. Non si può. We have to buy a new one, a brand new one. G3900, quindi. G 2009 sta eccolo qua. Ma Savilance, vabbè dai, abbiamo speso solo per il trasporto, abbiamo speso un sacco di soldini. E quindi approfitto ancora una volta per ringraziare tutti coloro che hanno guardato questo video. Intanto ringrazio il presidentissimo Lazza Pastorta per essere passato a salutarmi, lo ringrazio anche per il supporto al canale, ringrazio Mister Moreno, ringrazio naturalmente tutti quanti voi che vi state iscrivendo ai miei canali social. E come ho detto prima, naturalmente visitate il sito www.ipianibio.it se volete acquistare vero cibo biologico italiano. Io vi consiglio di acquistare dai Piani Bio. Oltre ad essere un carissimo amico, l'amico Giglio, naturalmente, come faccio sempre, saluto anche tutto lo staff dei Piani Bio. www.ipianibio.it. Perfetto, allora rimuoviamo il software, ovviamente, e ci accingiamo alla conclusione di questo video. Ringraziamo intanto, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Naturalmente mi auguro di avervi tenuto compagnia. Nel prossimo episodio
Oh, perfetto. E quindi, come faccio sempre, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi. Naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre, vi ricordo che nella descrizione trovate i link dei miei social. E quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. E stato buono, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce